Questo è il primo video della collezione Dizionario DSA e dunque il primo termine non può che essere DSA, che non significa parlare male, non significa invenzione per fare business, non significa non essere allenati a leggere e non significa neppure che mamma o papà non sanno far studiare il proprio figlio con DSA. DSA significa disturbo specifico dell'apprendimento. Questo vuol dire che sebbene il bambino sia intelligente, ci vede bene, ci sente bene e magari ha anche iniziato la scuola impegnandosi e con i suoi genitori che si impegnano magari ancora di più, ma nonostante ciò il bambino non riesce nell'apprendimento perché il DSA è un disturbo di origine neurobiologica, anche definito come caratteristica dell'apprendimento. Si diagnostica in bambini che hanno un funzionamento intellettivo che varia dalla norma in su. All'interno dei DSA possiamo trovare il disturbo specifico della lettura, ovvero la dislessia, il disturbo specifico della compitazione, ovvero la disortografia, il disturbo specifico dell'espressione grafica, la disgrafia, e il disturbo specifico del calcolo, la discalculia. E no, il DSA non è una malattia, non è una pigrizia o un vizio, quanto piuttosto una meravigliosa neurodiversità. Salva, commenta e condividi questo video sui termini DSA.